Scattano ora le 11:15. Ok, accettiamo la registrazione. Allora, do il benvenuto a tutti a questo panel dei Cantieri Sisco dedicato al colonialismo e l'Europa, politiche della memoria, culture del ricordo, uso pubblico della storia. È un tema molto rilevante. Ringrazio Alessandro Pes per avermelo proposto. Questo è il confronto col passato coloniale nei paesi europei, anche a livello dell'Unione Europea, è diventato sempre più presente, sempre più pressante, sempre più importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, e questo naturalmente comporta anche un maggiore interesse della storiografia, che appunto deve analizzare, ricostruire come i paesi europei si sono confrontati col passato coloniale e anche appunto adesso stanno cominciando a affrontare come l'Unione Europea sta sviluppando una politica della memoria in relazione al colonialismo europeo. Come sapete, c'era stato, scusate, che ogni tanto vedo ammetti, ammetti, non devo ammettere nessuno, vero? No, C'è ci qualcuno. penso Ah, direttamente io a tutte le ecco, io ammissioni, voi no, non preoccupatevi. È perché sto avendovi fermo. resi coorganizzatori, ovviamente il messaggio arriva anche a voi. Voi non Ok, curatevene, ci benissimo. penso io. Tutto chiaro. Allora, abbiamo appunto, insieme a Alessandro Pes, abbiamo pensato di proporre alcuni casi nazionali e in particolare oggi affronteremo il caso del Portogallo, quindi vecchio, più antico impero coloniale di cui parleremo oggi. E per questo abbiamo con noi Anna Rita Gori, credo proprio da Lisbona, o comunque Anna Rita lavora da molti anni, ricercatrice all'Università di Lisbona. Quindi il caso del Portogallo, il caso della Francia con Diego Guzzi, che saluto, e che è vicepresidente dell'Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino. Affronteremo poi insieme ad Alessandro Pes il caso italiano e poi andremo in Europa, per così dire, con Valeria De Plano che affronterà la questione delle politiche della memoria dell'Unione Europea in relazione al problema del colonialismo. A discutere poi come discussant di queste relazioni ci sarà Gabriella Gribaudi, che saluto con piacere, Università di Napoli, che tutti insomma conosciamo, grande esperta di questioni relative alla memoria e alle memorie, al plurale, direi. Benissimo. Beh, io, visti anche i tempi, mi zittisco. Come sapete, abbiamo 15, previsto 15 minuti di tempo per ogni relazione, poi direi una decina di minuti a disposizione di Gabriella Gribaudi, 10-15 minuti per appunto le sue riflessioni, e dopodiché, se tutto va bene, dovremmo avere ancora una ventina di minuti per la discussione. Quindi, come avete sentito, potete fare le vostre domande via chat, no? Questo è il sistema. Allora, come forse avrete capito dalla mia presentazione, abbiamo pensato di un piccolo cambiamento nell'ordine degli interventi rispetto a quello che trovate indicato nel programma, vale a dire prima affrontiamo i casi nazionali e poi come ultima tappa appunto avremo la relazione di Valeria De Plano sul colonialismo e memoria europea. Quindi io direi di cominciare subito i nostri lavori. Cominciamo con il caso portoghese, tra il sogno dell'impero e l'incubo delle colonie, uso pubblico del mito imperiale nell'Estado Novo portoghese. Passo la parola a Anna Rita Gori. Prego. Buongiorno a tutti, intanto grazie mille ad Alessandro e a Filippo per l'invito. Sì, vi parlo da una bellissima giornata qui a Lisbona. Come non so, il mio intervento sarà più legato alla seconda parte del titolo del panel, ossia più che una specialista della gestione della memoria attuale dell'impero, mi occupo soprattutto di come l'Estado Novo, il regime che ha governato il Portogallo dal 33 al 74,
usato il mito, ha fatto un uso pubblico della storia del mito imperiale e soprattutto dell'età delle scoperte geografiche in funzione autolegittimizzante e in funzione di propaganda. Prima di iniziare vorrei dire che userò spesso il termine scoperte geografiche, i miei colleghi di Postcolonial Studies non vorrebbero che usassi questo termine, però l'userò perché spesso farò riferimento a documenti dell'epoca e quindi ho deciso di utilizzare il termine usato dall'Estato Novo, non, quindi in una connotazione storiografica più corretta e più recente. Quindi, la mia relazione in questi 15 minuti, cosa vorrei fare? Vorrei discutere con voi quanto la questione imperiale sia radicata nel tempo e nell'identità nazionale portoghese, a partire già dalla fine dell'Ottocento fino ad arrivare al giorno d'oggi, e per fare questo mi dovrò concentrare, dovrò fare della sorta di carotaggi, ossia dovrò andare a trovare a vedere delle decadi particolarmente significanti e a scegliere delle date ancora più importanti per questo discorso. Per cui faremo questi due affondi nella storia portoghese, il primo negli anni 30, ossia gli anni della costruzione identitaria del regime, e negli anni 50, un periodo di ripensamento dovuto al cambiamento dello scacchiere, della situazione internazionale che portò questo, diciamo, paradosso per cui negli anni in cui si stava discutendo la decolonizzazione in sede internazionale e nelle altre nazioni europee, il Portogallo rimane orgogliosamente solo, e vedremo che questa frase orgogliosamente solo ritornerà più volte, a difendere il proprio territorio e a presentarsi agli occhi della nazione e della comunità internazionale come l'ultimo paladino in grado di mantenere questa grande missione di civilizzazione che la provvidenza aveva dato al paese. Momenti chiave di queste due decadi sono nel 1940 l'esposizione del mondo portoghese, che per fare un paragone molto rapido e molto intuitivo è l'equivalente di quello che doveva essere Euro 42 per il regime fascista, e la commemorazione dell'infante Don Enrique, di Enrico il Navigatore, nel 1960, che è considerata come l'ultima grande celebrazione imperiale del salazarismo. A partire dalle tracce urbane lasciate da queste due grandi celebrazioni, vorrei discutere con voi che avete più presa sul tema, vorrei condividere con voi alcune considerazioni su come, a mio avviso, il mito, la gestione del passato nel Portogallo contemporaneo si possa quasi scindere tra un mito imperiale che non è mai messo in discussione, che rimane parte integrante forte dell'identità nazionale, e anche di quello che si potrebbe definire quasi un nazionalismo banale, il mito delle scoperte è presente tutt'oggi nel Portogallo, e invece quello che resta della memoria coloniale, che ha avuto una sorta di scissione di memoria, che però nasce proprio come una diversa gestione è come se ci fosse una diversa gestione tra il mito storico e la territorialità geografica, a partire già dall'Estato Novo. Come dicevo, il mito dell'impero è radicato nella società e cultura portoghese, tanto da diventarne un pilastro del nation building già alla fine dell'Ottocento. È una tendenza che viene esasperata soprattutto dopo l'ultimatum inglese, con il quale l'Inghilterra minacciò Lisbona nel grande progetto di legare il Cairo a Città del Capo, immaginatevi, nell'Africa, di troncare a metà il collegamento che doveva essere nei grandi piani dell'espansione portoghese tra Mozambico e Angola. Questa minaccia dell'Inghilterra, solo qualche decennio dopo la perdita del Brasile, iniziò a minare fortemente la cultura e la società portoghese, soprattutto la politica, tanto che la difesa dell'impero divenne una prerogativa di tutti i governi. La Prima Repubblica accusò i governi liberali di non essere stati abbastanza forti da realizzare il sogno Cor de Rosa, ossia questo legame tra Angola e Mozambico,
E quindi il mito imperiale transita non solo, non è presente soltanto nell'età liberale, ma transita totalmente nella prima repubblica, tanto che, e vorrei farvi vedere un'immagine, se riesco, sì. Tanto che, tanto che, si riesce a vedere qualcosa, sì. No, in questo momento vediamo due gatti. Gatti. Interessanti, Perfetto, non sono quelli che belli, ma cercavo di vedere. particolari. Ora sì, Sì, perfetto. ora È che sì. ho due schermi e non riesco mai a capire quale vi sto facendo vedere. Quindi, questo è per esempio una cartolina illustrativa della prima transvolata realizzata nel 1922, quindi per dire che già ancora nel periodo della Prima Repubblica il mito imperiale viene usato abbondantemente. Però cioè, la grande differenza della Prima Repubblica è che da un punto di vista legislativo, la Prima Repubblica apre a grandi, a, grandi, a un maggiore decentramento amministrativo e a più libertà economica. Tutte queste aperture della Prima Repubblica, che era, diciamo, più invogliata a dare una sorta di integrazione con le colonie, vengono totalmente spazzate via già nel 1930 con l'atto coloniale. L'atto coloniale è la prima legge che viene realizzata nel 1930, quindi ancora prima che lo Stato Nuovo entri in vigore, da Salazar Armindo Monteiro, che sarà il futuro, ministro delle colonie, e da Quirino de Jesus, nel quale viene sancita in maniera legale quella che viene chiamata, che sarà chiamata successivamente la mistica imperiale, ossia la sovrapposizione tra politiche coloniali, identità nazionali e missione politica del regime. Cos'è importante dell'atto coloniale? Che già nell'articolo 2 sostiene che fa parte dell'essenza organica della nazione portoghese svolgere la funzione storica di possedere e colonizzare i territori di oltremare e di civilizzare gli indigeni che vi abitano. Quest'idea è ripresa più volte da Quirino de Jesus perché, per esempio, fa questa grande distinzione tra l'impero portoghese e gli altri imperi delle altre nazioni, ossia in una pubblicazione del Ministero, lui scrive che il Portogallo può essere solo una nazione che possiede colonie, oppure può essere un impero. Quest'ultimo è in realtà spirituale, del quale le colonie rappresentano l'aspetto materiale. Quindi capite che la grandezza dell'impero viene direttamente dalla provvidenza divina e a differenza, si vede già questa scissione rispetto agli imperi europei, non è solo un'estensione geografica, ma è proprio un qualcosa che la storia e Dio danno al Portogallo. Il mito storico dell'impero e altri miti, ovviamente una selezione del passato, della grandezza del Portogallo, diventano un collante molto forte per l'Estato Novo, perché l'Estato Novo, a differenza di altri, per esempio dell'Italia fascista, non ha un corpus dottrinario stabilito, non ha un partito forte, l'Unione Nazionale, che è l'unico movimento politico accettato, non è definito come partito unico, ma come raggruppamento di cittadini di buona volontà. Quindi la storia diventa il collante ideologico che tiene insieme l'Estato Nuovo, soprattutto negli anni 30, in questa dimensione identitaria forte. Gli serve da collante, gli serve da legittimazione teleologica e gli serve come grosso serbatoio della propaganda. Perché? Da una parte l'impero risponde a quel mito dell'Eldorado, ossia l'impero è fonte di ricchezza e prestigio, e dall'altra il mito di questa eranza sagrada, ossia di questa eredità sacra che la storia e Dio hanno dato al paese. Questa è, perché dicevo, un serbatoio della propaganda? Perché l'impero impregna quasi tutte le celebrazioni e le commemorazioni dell'Estato Nuovo, sia all'estero che in patria. Non abbiamo tempo per guardare quelle estere, ma vorrei fermarmi un attimo alla mia amata esposizione del 1940, che per l'appunto era stata organizzata per gli 800 anni della fondazione del Portogallo e i 300 anni della riconquistata indipendenza dopo la guerra della Spagna. Nonostante non ci sia un riferimento
cronologico all'impero, l'impero fa parte integrante di questa esposizione, a partire da questa piazza centrale che vedete a forma quadrata nel mezzo, che è la Piazza dell'Impero, la piazza dell'Impero che ancora mantiene questo nome. Questo è il quartiere di Belém, alla periferia ovest di Lisbona, e è interessante perché prima di tutto hanno scelto questo luogo che è un simbolo delle scoperte geografiche. Qua dietro la piazza è incorniciata dal monastero di Geronimus, dal quale si narra che Vasco si è partito per le sue navigazioni. C'è la Torre di Belém, quindi è tutto, è un inserire la storia dell'Estato Novo all'interno di un contesto storiografico fortemente legato a quello imperiale. È interessante, come scrive Ellen Sapega, che la nozione astratta dell'impero è il centro narrativo di questa esposizione, mentre invece la rappresentazione delle colonie è, in questa sezione che vedete in alto, marginalizzata e fortemente stereotipata. Mentre questo è il simbolo dell'esposizione che ancora resta a Lisbona, è il Padrão dos Descobrimentos, mentre il Padrão e la parte storica che, come ho detto, rappresenta la maggior parte dell'esposizione, ha questa forte caratterizzazione, si scende nella descrizione dei singoli personaggi, delle singole azioni, è molto dettagliata. La parte coloniale, ovviamente seguendo anche un trend comune ad altre esposizioni coloniali, risulta vaga e indefinita. Per esempio questa è la sezione africana, non si fa assolutamente distinzione tra Angola, Mozambico e i vari possedimenti. Il Padrão verrà demolito in questa forma perché era di carta pesta, ma sarà ricostruito nel 1960. Perché è importante sottolineare questo? Nel 1960 l'Estato Novo celebra i 500 anni della morte dell'infante Don Enrique. È la fine di una decada molto importante, perché c'è stato questa... Portogallo, come si dice, gira le spalle all'Europa e guarda l'Atlantico, ha questa relazione molto stretta e molto combattuta con gli Stati Uniti, al quale garantisce le basi delle Azzorre in cambio di un appoggio per il mantenimento del regime, il mantenimento dell'impero, e soprattutto è la decade in cui iniziano le rivendicazioni coloniali, cioè la grande crisi dei trasferimenti indiani nel 54, e soprattutto è interessante notare questa discrasia, nel senso che nel 60, l'anno conosciuto a livello internazionale come l'anno dell'Africa, il Portogallo celebra l'impero. Celebra l'impero un'altra volta utilizzando quei miti dell'Eldorado e dell'eranza sagrada. Le colonie sono quello che continuano a garantire la sopravvivenza del regime e l'autorevolezza dell'Estato Novo, e il Portogallo si mantiene come l'ultima, si presenta come l'ultima grande baluardo della civilizzazione nella lotta, questa volta contro le nuove eresie. C'è questo grande parallelismo tra l'epoca del Don Infante Enrique, quando Enrico il Navigatore sconfiggeva i Mori, e nello stesso modo nel 60 Salazar è l'unico grande condottiero che sconfigge la nuova eresia, che è quella del comunismo. Facciamo un passo indietro, nel 51 viene cambiato l'atto coloniale del 30, vengono introdotte alcune modificazioni, ma se poi si va a grattare, se si va a guardare meglio la legislazione, si nota come quello che cambia è soltanto essenzialmente la dicitura, si passa da impero coloniale a territori ultramarini, ma nelle discussioni di questo atto, che proclama il Portogallo come una grande nazione pluricontinentale, in pratica si vede soltanto una versione aggiornata di questo mondo portoghese, che però ha il suo faro nella madrepatria, tanto che Marcelo Caetano, che succederà a Salazar nel 68, si dirà fortemente contrario, metterà molti paletti in discussione alla Camera per l'approvazione del nuovo atto coloniale, della revisione dell'atto coloniale. La giustificazione scientifica alla base di questa revisione è basata sull'usotropicalismo, questa teoria dell'antropologo brasiliano Gilberto Freire, che a sua volta si basava sul fatto che l'impero era una diretta emanazione di questo processo di evangelizzazione. Torniamo nel 60. Il Padrão è ricostruito, questa volta in forma stabile, questa volta in forma definitiva, e diventa il simbolo un'altra volta della celebrazione dell'impero. Possiamo vedere, questa qui è una fotografia degli anni 60, sotto c'è la gioventù
del gioventù femminile dell'Estado Novo, e quindi può sembrare una fotografia degli anni 30, notiamo che essenzialmente cambia molto poco. Quello che è interessante in queste due foto è mostrare come l'idea della propaganda era quella di mostrare quanto il padrao rappresentasse una sorta di testimonianza per le nuove generazioni, ossia gli antichi, i grandi descobridori che dovevano servire da esempio per le giovani generazioni. Dall'altro lato possiamo vedere una foto più pop, questa è l'equipe del Benfica del 61, in cui si mostra quanto la missione, l'idea poi espressa nelle pagine interne del giornale, che la missione portoghese della civilizzazione, di legata anche a questo l'uso tropicalismo, di avere una grande nazione fatta di tanti tasselli, è diretta emanazione di questo mito storico. Nel 60 ovviamente l'aspetto coloniale è del tutto dimenticato dalle celebrazioni, non si parla mai dell'aspetto territoriale, anche perché ovviamente era un tema molto 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 divisiva. Scusa Narita, sì? Ti invito ad andare verso, sì? La conclusione che avremmo questa esaurito. Questa è la conclusione. Belen continua ad essere il palcoscenico delle celebrazioni del Portogallo democratico. È nel monastero dei Geronimos che Mario Soares firma l'ingresso nell'Unione Europea, e queste due sempre un riferimento più pop, la nazionale che ha vinto gli europei viene ricevuta in Praça do Império. Belém resta un'attrattiva molto importante dal punto di vista politico e dal punto di vista simbolico. Sempre a Belém, per esempio, è stato fatto Portogallo, è lì che ha messo i suoi uffici nel semestre dell'Unione Europea. Quello che è importante è una cosa, sono queste due immagini che volevo lasciarvi. L'anno passato, l'anno della serie di vandalizzazioni seguiti al Black Lives Matter, l'unica statua che è stata vandalizzata a Lisbona è stata questa di padre Antonio Vieira, un gesuita che faceva opera di evangelizzazione in Brasile. Una figura tutto sommato importante, ma non direttamente legata alle scoperte, è un missionario del XVII secolo. Ciò che non è mai stato toccato fino a 3 settimane fa è stato il padrão, e questa è stata una successa a metà agosto, è apparsa questa scritta una mattina con scritto "Blindly sailing for money, humanity is drawing in a scarlet". E in realtà è stato un gesto isolato, è stato un gesto totalmente svincolato da ogni protesta. È stata una turista francese che ha fatto questa vandalizzazione, e immediatamente tutti i partiti politici di tutto l'arco politico si sono dissociati, hanno condannato il gesto, hanno chiesto la ripulitura del monumento. Questo per dire che questo monumento continua a essere molto importante nella scena pubblica del Portogallo, non è mai stato messo in discussione, neanche l'anno scorso, quando molti colleghi hanno avuto, c'è stato un grande dibattito, anche un grande dibattito soprattutto a livello accademico, su soprattutto la guerra coloniale. Quello che è importante è che c'è avuto un dibattito su quello che è stato il colonialismo. Ciò che invece non è mai stato, non è mai entrato in discussione, invece, è il mito dell'impero, che continua, come ha scritto anche recentemente in un articolo di opinione Elsa Peralta, a permeare la vita dei portoghesi dai manuali scolari all'arredo urbano. E su queste ultime due immagini spero che si possa... vorrei sapere anche la vostra opinione, in corrispondenza con quello che sta avvenendo negli altri casi nazionali e europei. Grazie mille Annarita, questa bella relazione credo sia molto anche interessante e apprezzabile, lo sguardo di lungo periodo dal mito dell'impero come elemento di nation building nell'Ottocento, il rilancio negli anni appunto del Stato Nuovo fino ad arrivare agli anni 60, e con questo poi questa conclusione, questa attenzione, focalizzazione sugli anni, anzi sui giorni nostri, più che anni, mi verrebbe da pormi l'interrogativo, la curiosità di sapere meglio cosa è successo diciamo nel periodo del Portogallo democratico, cioè dalla metà degli anni 70 fino ad oggi. Tu qualcosa ci hai detto, ma questo solo quello... chiosa,
chiosare Lo con una cosa. rimandiamo. Ma prego, se c'è una chiosa, se Solo no una rimando. chiosa velocemente. È molto importante pensare che all'indomani del 25 aprile nacque un movimento artistico-politico chiamato L'arte fascista fa male alla vista. E non toccarono mai nessun simbolo dell'impero. L'atto più clamoroso fu per l'appunto quello del cambio del nome del ponte, che da Ponte Salazar divenne Ponte 25 aprile, già nella mattina del 27. E decapitarono la statua di Salazar nel suo paese natale a Santa Comba d'Au. Però anche un movimento che era così legato all'arte, così legato all'arte fascista, non mise mai in discussione l'area di Belen. Grazie, grazie mille. Solo anche qui uno spunto, un'idea che mi era venuta all'inizio della tua relazione, e cioè mi chiedevo se tutt'oggi hanno un peso, c'è cioè un eco delle vecchie rivalità nazionali fra potenze coloniali. Tu parlavi fra, no, Portogallo e Gran Bretagna. Siccome poi arriveremo a parlare dell'Unione Europea, potrebbe essere questo anche un tema di riflessione, se sono completamente scomparse queste rivalità, come sono state metabolizzate a livello ovviamente di cultura e ricordo e politica della memoria, che appunto sono al centro del nostro interesse. Ma adesso andiamo avanti, subito procediamo speditamente e passiamo alla seconda relazione, Diego Guzzi, che ci parla del caso francese, titola Relazione Conflitti di Memoria in Francia, la ferita aperta della guerra d'Algeria. Quindi ci concentriamo sulla Francia e sull'Algeria. Prego, Diego. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie a Filippo Focardi e Alessandro Pes per avermi coinvolto in questa iniziativa. Ma comincio con il dire che nella storia del colonialismo il caso dell'Algeria assume una portata emblematica per almeno tre ragioni. L'esclusività, durata oltre un secolo, del rapporto con la madrepatria, le modalità che sono state particolarmente violente della decolonizzazione e anche la carente gestione della memoria del conflitto da parte delle autorità francesi. Sui primi due punti, che credo in questa sede siano noti ai più, mi limiterò a qualche accenno sintetico, giusto per ricostruire una cronologia di fondo, mentre mi soffermerò un po' di più sulla questione della memoria istituzionale per illustrare come le lacune che l'hanno caratterizzata, che continuano a connotarla, dipendano anzitutto, come succede in tanti altri analoghi casi, dalla volontà politica di strumentalizzare il passato, cui forse solo un serio lavoro di ricerca storica può porre freno. Primo punto, il rapporto esclusivo tra la Francia e l'Algeria. Nel giugno del 1830, sotto il regno declinante ormai di Carlo X, 40.000 soldati francesi sbarcano nella reggenza di Algeri, sottraendola al controllo dell'impero ottomano. Sono varie le cause di questa spedizione, una competizione con la Gran Bretagna per l'influenza nel Mediterraneo, anche il tentativo della monarchia borbonica di distrarre l'attenzione dai problemi di politica interna. Quest'ultimo obiettivo di sicuro non è conseguito perché, come sapete, a luglio il potere passa poi a Luigi Filippo d'Orléans, il cui governo è impreparato, non ha un preciso progetto coloniale, si sviluppa un ampio dibattito tra politici e intellettuali, alla fine prevale una tesi sostenuta tra gli altri da Alexis de Tocqueville, secondo cui per evitare che il dominio dell'Algeria risultasse improduttivo, occorreva promuovere una colonizzazione capillare dei territori conquistati. La vera svolta si ebbe poi con la Seconda Repubblica. Nel 1848 l'Algeria diventa territorio francese a tutti gli effetti, diviso in tre dipartimenti, cioè a differenza di altri possedimenti di oltremare, diventa una parte integrante della nazione. Abbiamo poi uno stallo nel periodo del Secondo Impero, i legami si intensificano maggiormente con la Terza Repubblica e dietro la retorica della civilizzazione in realtà abbiamo le modalità tipiche dell'imperialismo che si osservano, la vessazione delle popolazioni locali, terre confiscate, risorse depredate e migliaia di vittime nella repressione dei movimenti di resistenza. Questi movimenti di resistenza acquisiscono nuova linfa a inizio Novecento, in particolare alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando l'auspicio wilsoniano per l'autodeterminazione dei popoli da una parte e diciamo, l'internazionalismo antiimperialista che è stato incarnato dalla rivoluzione bolscevica dall'altro, illudono i partiti, i movimenti autonomisti e indipendentisti della possibilità di un'emancipazione, che nel caso dell'Algeria però la Francia nega sistematicamente.
Poi la situazione evolve ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale, anzi durante la Seconda Guerra Mondiale, perché già a partire dallo sbarco alleato in Nord Africa, siamo nel novembre del 42, l'Algeria diventa prima la base dell'intervento statunitense nel Mediterraneo e poi dal maggio del 43 Charles de Gaulle sposta da Londra ad Algeri il governo provvisorio della cosiddetta Francia Libera e ciò suscita un grande entusiasmo, in particolare nei pieds noirs, che è il nome che si usa per indicare i coloni e i loro discendenti, i quali videro la propria terra assumere una centralità assolutamente inedita nelle vicende nazionali. E d'altra parte però bisogna dire che questo impeto di patriottismo finì per riattivare anche l'indipendentismo musulmano, cui la contingenza internazionale sembrava tornata favorevole, perché anche la Carta Atlantica aveva insistito sul diritto dei popoli all'autodeterminazione. Quindi la capitolazione della Germania alimenta nelle colonie, non solo in Algeria, la speranza di un riassetto degli equilibri globali. Quando l'8 maggio 45 finisce sullo scenario occidentale la guerra, vengono organizzate delle manifestazioni per festeggiare in alcune città algerine e in queste manifestazioni vengono anche issati dei cartelli che inneggiano all'Algeria libera. La polizia francese reagisce molto duramente e in particolare nelle cittadine di Sétif, Guelma e Kerrata, questo intervento si trasforma in un massacro. E questo massacro è, diciamo, il punto di non ritorno nel progetto indipendentista. Vengo al secondo punto, quello sulla decolonizzazione particolarmente violenta. Tra i vari movimenti indipendentisti e autonomisti che si erano sviluppati nei decenni precedenti e la frangia più radicale del Partito del Popolo Algerino, il Front de Libération Nationale, a decidere per prima il passaggio all'insurrezione, anche sull'onda della recenti sconfitte in Indocina, la sconfitta dell'esercito francese a Dien Bien Phu, che viene un po', diciamo, interpretato come l'inizio della fine dell'impero coloniale. Il primo novembre del 1954 il Front de Libération Nationale organizza decine di attentati che seminano il panico in Algeria. La reazione in Francia è inflessibile, il presidente del Consiglio Pierre Mendès-France dichiara inconcepibile una secessione dell'Algeria e François Mitterrand, che allora era ministro degli interni, definisce l'Algeria parte indissolubile della nazione. Inizia così un conflitto senza esclusione di colpi, durato 8 anni, rievocarlo anche, diciamo, solo per sommi capi eccederebbe il tempo a disposizione, e quindi mi limito a indicare alcuni punti secondo me chiave per illustrare l'impatto epocale del conflitto sulla storia francese. Il primo, tra il 54 e il 62 prestano servizio in Algeria, in buona parte durante il periodo di leva, almeno 1,5 milioni di soldati francesi, dunque un'intera generazione a essere coinvolta in queste operazioni militari. Secondo, alcuni corpi speciali dell'esercito inflissero delle torture sistematiche agli indipendentisti, sollevando in Francia una crisi morale che progressivamente dilagò nell'opinione pubblica e portò alcuni testimoni a paragonare le violenze perpetrate dai militari francesi a quelle commesse dalla Gestapo durante l'occupazione, cioè a proiettare l'ombra del nazismo sulle operazioni condotte dalla Francia. Terzo, le vicende dell'Algeria ebbero un forte impatto anche sulla politica interna, acuiscono le già presenti divisioni parlamentari, tra il 54 e il 58 si susseguono 6 diversi governi. Per uscire dall'impasse il presidente René Coty, siamo alla fine della Quarta Repubblica, affida all'autorevolezza, alla popolarità del generale De Gaulle un nuovo governo di coesione nazionale dotato di poteri speciali per l'Algeria e da questa vicenda nasce la Quinta Repubblica. E quindi la nascita della Quinta Repubblica è conseguenza di un conflitto coloniale che era diventato l'epicentro delle trasformazioni politiche anche nella madrepatria. Quarto aspetto, le violenze, come si sa, si estesero anche nel territorio metropolitano, non soltanto perché l'FLN organizzò attentati terroristici anche in Francia, cui si aggiunsero poi quelli dell'OAS, cioè l'organizzazione paramilitare clandestina nata nel 61 come forma di opposizione armata di estrema destra contro i negoziati avviati da De Gaulle per l'indipendenza, ma diciamo anche nelle forme della violenza di Stato. In questo caso il crimine più efferato, poco noto in Italia, è commesso a Parigi dalle unità regolari di polizia comandate dal prefetto Maurice Papon il 17 ottobre del 1961. La polizia carica una manifestazione pacifica di algerini, provocando centinaia di feriti e decine di vittime che per insabbiare il crimine in gran parte vengono gettate nella Senna. Quinto punto, alla fine della guerra, quando il Front de Libération Nationale assume il comando dell'Algeria,
emigrano in Francia per evitare vendette, ritorsioni, quasi 1 milione di pieds noirs, circa 100.000 ebrei sefarditi e 300.000 archi. Vengono chiamati così soldati musulmani che si erano, diciamo, arruolati a fianco dei francesi. Questo per dare le proporzioni dell'impatto che la guerra e le sue conseguenze ebbero sulla storia della nazione francese. E vengo al terzo punto, cioè quello delle memorie, della memoria istituzionale. Stavo usando il plurale, ma non è a caso, perché come vedremo la situazione è piuttosto frammentata. Ma direi che all'origine dell'evoluzione della memoria pubblica della guerra d'Algeria c'è l'atto della sua negazione. Negli accordi di Evian, che nel marzo del 62 decretano il cessato il fuoco, viene infatti introdotta una larghissima amnistia con effetto immediato, che estingue i reati sia dell'FLN sia dei militari francesi, compresi tutti gli abusi e tutte le torture. Pochi colpevoli vengono esentati, ma un nuovo provvedimento nel 1964 estende ulteriormente l'amnistia, e gli ultimi terroristi dell'OAS vengono graziati da De Gaulle nel 1968. Un colpo di spugna che però non fu soltanto giuridico, fu un colpo di spugna anche politico, perché i diversi partiti francesi, per ragioni diverse, trovano nell'oblio del conflitto una sorta di convenienza comune. In estrema sintesi, riassumo le posizioni, diciamo, i socialisti per rimuovere il coinvolgimento nelle repressioni, in particolare del loro leader Mitterrand, e per salvaguardare il mito di un colonialismo inteso come vettore di laicità, di modernità, insomma il mito della Terza Repubblica. I comunisti, perché la connotazione religiosa, etnicista, rivendicata dai movimenti indipendentisti, aveva progressivamente, diciamo, negato la preminenza della lotta di classe nella conflittualità storica, e quindi si erano, diciamo, un po' allontanati dalle ragioni ideali di quei movimenti. I gollisti, perché rispetto alla propria tradizione politica avvertivano la responsabilità di aver rinnegato, peraltro, diciamo, per azione di De Gaulle, l'eccezionalità del nazionalismo francese, e l'estrema destra ancora più comprensibilmente, perché l'amnistia aveva rappresentato per molti suoi esponenti la condizione fondamentale del reinserimento nella società. Allora è vero che una memoria condivisa può costituirsi anche in assenza di un avallo istituzionale, però è comunque indispensabile che vi siano dei quadri, così li ha definiti Maurice Halbwachs, il pioniere degli studi sulla memoria collettiva, dei quadri entro cui fissare un ricordo comune. E il problema della Francia è che questi quadri sono completamente in frantumi. Oggi almeno 7 milioni di francesi hanno un vincolo emotivo più o meno diretto con gli eventi, però questo patrimonio memoriale è frammentato in una pluralità di posizioni in cui domina la parzialità dei punti di vista, i pieds noirs, gli archi, gli ebrei che sono scappati, i reduci di guerra, gli altri algerini espatriati. In questa situazione la mancanza di una narrazione ufficiale, diciamo, si avverte particolarmente e favorisce da un lato i processi di autovittimizzazione e dall'altro una competizione per il riconoscimento che si avvita sempre di più in un intreccio di rivendicazioni identitarie che sono volte ad affermare praticamente sempre in chiave ideologica l'eccezionalità della propria condizione. E quindi quel che conta su questo piano non è stabilire che cosa sia effettivamente accaduto, chiaramente, ma affermare la superiorità delle proprie ragioni. E quindi le memorie corrono parallele senza incontrarsi mai. A propiziare una convergenza fu per primo, seppur con esiti controversi, resto sempre sul piano della memoria istituzionale, Jacques Chirac, la cui presidenza peraltro si connotò per una specifica attenzione alla memoria pubblica, fin dal riconoscimento a partire dal 1995 delle responsabilità delle autorità francesi nella Shoah. Nel dicembre del 2002 Chirac inaugura a Parigi un memoriale dedicato ai soldati francesi morti in Algeria e anche nei combattimenti più o meno coevi in Tunisia e in Marocco. Nel marzo 2003 Chirac, in visita ufficiale in Algeria, davanti al Parlamento algerino, afferma, lo cito, che i destini della Francia e dell'Algeria si intersecano, delinea le opportunità di una nuova alleanza che non dimentichi un passato doloroso di cui è fondamentale onorare le vittime, sia chi ha combattuto per l'indipendenza, sia coloro che sono stati costretti all'esilio, i pieds noirs e gli archi. Auspici di distensione che però vengono vanificati a brevissimo, perché la stessa maggioranza che sostiene, diciamo, Chirac e il suo partito presenta di lì a poco un progetto di legge sull'operato positivo della presenza francese in Algeria,
e quella stessa maggioranza vota poi nel febbraio del 2005 un altro testo che sottolinea gli aspetti positivi della colonizzazione, raccomandando tra l'altro al insomma quello che è stato al centro di molte discussioni, articolo 4, che i programmi scolastici riconoscessero il ruolo positivo della presenza francese oltremare, soprattutto in Africa del Nord. Chiaramente le polemiche infuriarono, poi il Consiglio Costituzionale abrogò il comma 4 relativo ai programmi scolastici, Chirac puntualizzò, lo cito un'ultima volta, che nella Repubblica non c'è una storia ufficiale e non è compito del diritto scrivere la storia, però chiaramente il risultato è che i contrasti, anziché placarsi, diciamo, erano stati ulteriormente inaspriti. Poi abbiamo, diciamo, un sostanziale stallo nei 5 anni della presidenza di Nicolas Sarkozy. L'intervento... Scusami Diego, avresti ancora un minuto, massimo due. Va bene, perfetto. Sì, farò rapidissimo. Diciamo, l'intervento istituzionale riprende con Hollande nel 2012, il 17 ottobre, a 51 anni da quella strage di Parigi, riconosce le violenze della polizia, in un discorso al Parlamento algerino definisce la colonizzazione un sistema profondamente ingiusto e brutale, però anche qui, quando si passa dalle enunciazioni di principio a un'azione memoriale concreta, si riaccendono le polemiche. C'è la proposta socialista di rendere il 19 marzo, anniversario degli accordi di Evian, la giornata in ricordo di tutte le vittime dell'Algeria. I socialisti credono così di poter iscrivere nel discorso pubblico quegli eventi, ma da destra in particolare si critica il 19 marzo perché si pone, è vero, fine alla guerra, ma il dramma, l'esilio degli archi e dei pieds-noirs comincia in quel momento e dunque la data non viene considerata valida e quindi di nuovo no, la politica discute sull'eventualità di questa possibilità. Concludo con gli ultimissimi anni, sempre sul piano della memoria istituzionali, Emmanuel Macron, che in campagna elettorale aveva definito la guerra d'Algeria un crimine contro l'umanità, una volta salito alla presidenza decide di tentare una nuova strada, cioè sottraendo al potere legislativo la ricerca di una via d'uscita, affida a uno storico, a Benjamin Storin nel 2020, il compito di redigere un rapporto che metta in luce le strategie che possano servire a lenire le passioni dolorose tra la Francia e l'Algeria. In estrema sintesi, la conclusione di questo rapporto, che è stato consegnato a gennaio scorso, afferma che una riconciliazione tra i due paesi non può dipendere da una legge memoriale, non dalla costruzione ormai illusoria, utopica di una memoria condivisa, ma piuttosto, più umilmente, dalla costruzione di ponti culturali tra le due sponde del Mediterraneo. Il primo passo, dice Storà, che le istituzioni dovrebbero compiere è quello di rendere accessibili anche agli studiosi algerini tutti gli archivi nazionali relativi al periodo della guerra e rendere accessibili anche quelli che non sono pochi, che sono ancora secretati, e favorendone lo studio. Così, diciamo, forse nel giro di un po' di anni gli strappi di questa memoria lacerata potrebbero essere ricuciti dal lavoro degli storici e non del Parlamento, partendo da fatti e documenti precisi. Sarebbe forse, concludo, un passo significativo verso quella che il filosofo Paul Ricoeur, che peraltro era stato assistito dal giovane dottorando Emmanuel Macron nella redazione della sua magistrale opera sulla memoria, la storia e l'oblio, ha definito una giusta memoria, cioè l'equilibrio tra abuso di memoria e eccesso di oblio, cioè tra ripetizione ossessiva nel presente dei conflitti passati e una cancellazione strumentale dei fatti che alla fine a lungo andare non può che condurre al negazionismo. Ho finito. Grazie mille, grazie. Diego, questa bella relazione. Mi veniva solo così un flash da chiedermi se è mai stato pensato in Francia di fare qualcosa di simile a quello che fa la Germania, cioè istituire commissioni bilaterali di storici. I tedeschi ne hanno fatte tantissime, anche con gli italiani. Non so, fra francesi e algerini, ma ora non mi devi rispondere. La butto là. Siccome giustamente hai chiuso sul rapporto Storà e l'importanza degli storici. È uno dei punti che mette, diciamo, in evidenza Storà, peraltro è anche uscito il libro, diciamo, Le passioni dolorose sul rapporto, uh-huh. E uno dei punti che, diciamo, suggerisce Storà, ho come l'impressione che non sarà tra i primi a essere affrontato.
Benissimo. Allora, procediamo, che abbiamo una decina di minuti di ritardo. Me li aspettavo. I tempi sono veramente troppo stretti, il quarto d'ora. Passiamo all'Italia con Alessandro Pessa, Università di Cagliari. Prima non avevo ricordato la sua affiliazione, lo faccio ora con piacere. Alessandro, che è anche uno appunto dei coordinatori di questo panel. E Alessandro Pessa ci parla sul discorso pubblico e mito del buon colonizzatore, le istituzioni italiane e il passato coloniale. Gli do la parola, non senza prima ricordare che uscirà a breve un suo libro proprio su questo argomento, con Viella nella collana L'Antidoto. Credo che ci siamo vicini. Quindi mi sembrava importante segnalare questa pubblicazione in uscita. Benissimo, Alessandro, prego. Grazie, Filippo. Ringrazio anche il Comitato Scientifico dei Cantieri per aver selezionato il nostro panel. Quello che cercherò di fare oggi è un ragionamento che parte dagli anni 90 per tornare indietro, ma guardare anche al futuro, sul rapporto tra istituzioni italiane, passato coloniale e dimensione pubblica del dibattito sul colonialismo. Partirò da alcune dichiarazioni rilasciate nella seconda metà degli anni 90 dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, per poi cercare di fare un viaggio all'indietro per rintracciare le radici almeno parziali del mito dell'italiano buon colonizzatore nell'età repubblicana, e poi capire come dopo quelle dichiarazioni o perlomeno accennare, perché il tempo non me lo permette di analizzare in profondità, e poi cercare di capire come dopo le dichiarazioni degli anni 90 di Scalfaro le istituzioni italiane hanno in qualche modo parlato in una dimensione pubblica del passato coloniale. Tra il 1996 e il 97 il più alto rappresentante appunto delle istituzioni della Repubblica Italiana, il presidente Scalfaro, intervenne pubblicamente sul tema del colonialismo italiano più volte. Lo fece in occasione di una visita ufficiale in Egitto alla fine del novembre del 96 e poi nel 97 in occasione di due visite ufficiali in Etiopia e Eritrea. Questi interventi pubblici rappresentano un momento significativo nello sviluppo storico del mito dell'italiano buon colonizzatore. Un mito che ebbe origine nel periodo coloniale e poi divenne centrale nella costruzione di una identità nuova per gli italiani nell'Italia repubblicana. Quello che avviene tra il 96 e il 97 si può considerare forse il primo tentativo pubblico compiuto dalle istituzioni italiane di critica all'idea del colonialismo, o perlomeno di approccio critico al passato coloniale italiano, inteso come un colonialismo speciale, umano e bonario, un'idea che era stata propagandata nel corso dei decenni dalle istituzioni repubblicane, dalle associazioni dei profughi dell'Africa italiana e ampiamente recepita dalla società italiana. Le premesse in realtà non lasciavano presagire particolari novità nel discorso istituzionale per quanto riguarda le uscite pubbliche del Presidente della Repubblica rispetto alla lettura classica di un colonialismo italiano speciale. Durante una visita ufficiale in Egitto, che iniziò il 29 novembre e si concluse il 1 dicembre del 96, Scalfaro aveva infatti pronunciato al Cairo un discorso di apertura del ricevimento organizzato in suo onore, affrontando la questione dei rapporti in generale tra Africa ed Europa, e affermando che il mondo, cito, cosiddetto civile, aveva utilizzato l'Africa soltanto, e cito ancora, soltanto per sfruttarla. Passando però dal generale europeo in particolare allo specifico italiano dei rapporti con l'Africa, le parole di Scalfaro, pur condannando tout court il colonialismo per le sue caratteristiche di sfruttamento e violenza nei confronti delle popolazioni colonizzate, confermava in qualche misura la specialità italiana nei rapporti con le popolazioni colonizzate e l'eccezionalità rispetto al colonialismo europeo del colonialismo italiano. In questo continente, cito ancora, aveva affermato il Presidente della Repubblica,
Gli italiani, da parte loro, possono aver sbagliato delle pagine, ma non sono mai passati per sfruttatori di nessuno. Fine della citazione. Così il Presidente della Repubblica, pur criticando il colonialismo, aveva confermato il ruolo degli italiani in Africa secondo lo stereotipo del buon colonizzatore, inserendo le sue parole in un continuum che già dalla nascita della Repubblica aveva ripreso alcune tematiche della retorica coloniale in epoca liberale e fascista, le aveva rielaborate e utilizzate fino a edificarsi attorno a un'idea quasi inscalfibile del passato coloniale italiano. Un paese e dei coloni che al massimo potevano aver sbagliato delle pagine, con riferimento in particolare ai crimini coloniali emersi attraverso alcune ricostruzioni storiche, ma che in sostanza non avevano sfruttato nessuno e quindi non potevano rientrare nello stereotipo del colonizzatore avido, sfruttatore e razzista. Dopo il suo discorso, Scalfaro aveva risposto ad alcune domande della stampa che lo aveva seguito nella visita ufficiale e alla richiesta di spiegazioni proprio sul passaggio del discorso inerente ai rapporti tra gli italiani e l'Africa. Il Presidente della Repubblica aveva risposto che, cito ancora, al di là del giudizio critico e storico sul colonialismo italiano, come valutazioni di massima i colonizzatori italiani, gli italiani, hanno portato, sottointeso in Africa, grande ricchezza umana. Fine della citazione. Le parole utilizzate da Scalfaro, mi è caduto il computer. Le parole utilizzate da Scalfaro al Cairo nel 96 sembrano in linea quindi con le caratteristiche principali del mito dell'italiano buon colonizzatore. Il colonialismo italiano veniva richiamato come un episodio che aveva certamente avuto qualche momento non edificante, ma che in generale aveva visto gli italiani comportarsi umanamente con le popolazioni colonizzate. Al contempo il colonialismo europeo veniva invece rappresentato come un fenomeno la cui cifra principale era stata lo sfruttamento di un intero continente e delle sue popolazioni. Nel 96 le parole di Scalfaro confermavano quindi la presunta e affermata eccezionalità del colonialismo italiano rispetto agli altri colonialismi europei e evidenziava ancora una volta l'umanità degli italiani rispetto alla grettezza e avidità delle altre popolazioni europee. L'anno successivo, nel 97, in un altro viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica in Etiopia ed Eritrea, il momento ufficiale diventava l'occasione per ulteriori precisazioni della prima carica dello Stato circa il passato coloniale del paese. In un discorso tenuto nello stesso palazzo nel quale 60 anni prima Rodolfo Graziani agiva in qualità di viceré e governatore generale dell'impero dell'Africa orientale italiana, Scalfaro aveva riletto il passato coloniale nel Corno d'Africa senza risparmiare critiche alla politica coloniale e condannando italiana in questo caso e condannando non soltanto i crimini più efferati ma anche un colonialismo fondato sul, e cito le parole del Presidente della Repubblica, lavoro italiano che si mescolava a quello del popolo d'Etiopia ma senza partire da una situazione di uguaglianza, anzi muovendo non dalla libera scelta ma dalla costrizione. Fine della citazione. Un passaggio significativo, in particolar modo se confrontato con le parole utilizzate dallo stesso Scalfaro un anno prima, durante la visita al Cairo. Con evidente fatica, ma anche con fermezza, le parole del Presidente della Repubblica, per la prima volta da una prospettiva istituzionale, riflettevano criticamente sul colonialismo italiano nel suo complesso. Insieme ai crimini efferati commessi tanto durante le guerre di conquista coloniale quanto nei periodi di amministrazione militare e civile delle colonie, una valutazione critica veniva estesa a quella che fino a quel momento era stata la pietra angolare sulla quale era stato costruito il mito dell'italiano buon colonizzatore, il lavoro dei coloni italiani. Per comprendere appieno la rilevanza del tentativo di cambio di paradigma compiuto da Scalfaro nel 97, è necessario però guardare alla storia del mito dell'italiano buon colonizzatore, almeno alla sua storia in età repubblicana. Per quanto riguarda le origini del mito, le radici si possono senza dubbio riscontrare o ritrovare nel periodo propriamente detto coloniale.
Fin dal principio la necessità di colonie per l'Italia è stata supportata e spiegata attraverso la necessità di trovare uno sbocco, tra virgolette, per una popolazione di migranti. Già dal principio, quindi, il colonialismo italiano, per meglio dire, i progetti di conquista o acquisizione di colonie sono stati discussi pubblicamente, rappresentando il colonialismo come anche come movimento migratorio di proletari. Non ho tempo in questa sede di affrontare o di approfondire l'analisi su queste radici in periodo coloniale, ma bastino esempi anche abbastanza banali e abusati di questo tipo di discorso, che possono essere ad esempio il mito della grande proletaria, il mito pascoliano, o la retorica invece nel periodo successivo che accompagnò il popolamento della Libia negli anni 30, il popolamento l'appoderamento di vaste regioni della Libia a coloni italiani, da parte di coloni italiani, e poi la retorica che avvolse i tentativi di popolamento anche nell'impero dell'Africa orientale italiana dopo la sua istituzione nel 36. Il mito dell'italiano buon colonizzatore non è perciò un'invenzione repubblicana. La Repubblica, ancora nella sua fase di gestazione, lo eredita, lo modifica e lo riutilizza secondo le proprie esigenze. Queste esigenze, a partire dal 45, con la caduta della dittatura fascista e la fine del conflitto mondiale, erano innanzitutto quelle di riottenere l'amministrazione delle colonie perdute durante la guerra. Le sconfitte militari infatti avevano portato tutte le colonie italiane sotto delle amministrazioni militari britanniche. Il trattato di pace del 47, ratificato dall'Italia, imponeva al paese la rinuncia ai possedimenti coloniali, ma lasciava in realtà senza risposta il quesito sulla futura amministrazione di quei territori, demandando le decisioni su questa futura amministrazione prima alla Commissione dei Ministri degli Esteri delle potenze vincitrici e poi successivamente all'ONU. Per l'Italia si apriva quindi la possibilità di ottenere un'amministrazione su mandato ONU su delle ex colonie. E attorno a questa possibilità i primi governi repubblicani costruirono una campagna diplomatica e propagandistica che funzionò tanto dentro i confini nazionali quanto fuori dai confini nazionali. Attraverso memoranda, convegni, comizi, stampa pubblicistica, il colonialismo italiano occupò tra il 47 e il 49 una parte cospicua del dibattito pubblico in Italia. E in questi documenti il colonialismo italiano risultava sempre essere un'opera civilizzatrice compiuta dal colonizzatore nei confronti delle popolazioni incivili e barbare colonizzate. In particolar modo veniva esaltato il lavoro compiuto dagli italiani nelle colonie, quello riguardante la messa a frutto di territori definiti desertici e selvaggi prima dell'arrivo del colonizzatore, ma anche il lavoro di elevazione civile e spirituale delle popolazioni colonizzate. Questo atteggiamento costituì la principale chiave di lettura del passato coloniale prefascista che l'Italia repubblicana scelse di utilizzare nel consesso internazionale per richiedere la restituzione delle proprie colonie. Venne operata inoltre in questi anni una parcellizzazione. Scusami Alessandro, dovresti andare verso la conclusione, hai ancora un paio di minuti. Va bene. No, il timing, okay. Scusami. Va bene. No, sono obbligato. Se nel decennio del 40 il mito del buon colonizzatore si diffonde nella società e nel dibattito pubblico attraverso appunto la sua rappresentazione nella figura del colono italiano che ha il diritto di tornare nelle colonie che sono frutto del suo lavoro, negli anni 50 perse le colonie, l'Italia chiuderà all'ONU ottenendo l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Negli anni 50, nella costruzione del mito del buon colonizzatore, dell'italiano buon colonizzatore, sono segnati in particolar modo dal tentativo dei governi italiani di costruire una storia ufficiale del colonialismo italiano. Viene infatti istituito con decreto del Ministero dell'Africa Italiana l'11 gennaio 52 il Comitato per la documentazione dell'opera del governo italiano in Africa. Un comitato che si riunisce, che è presieduto, presidenza onoraria è di Brusasca, e si riunisce proprio nel gennaio del 52 per la prima volta, decidendo cosa, o discutendo cosa, che tipo di storia
e di interpretazione a quella storia sarebbe dovuta venire fuori dai volumi del Comitato. Il Comitato fino a tutti gli anni Ottanta produrrà oltre 40 volumi e rimarrà in piedi appunto oltre i primi 10 volumi che erano stati preventivati. Sia Vedovato che Ciasca, che fanno parte entrambi del comitato dall'inizio, Vedovato ne assumerà anche la presidenza, sono concordi sul fatto che quella storia, basata su fonti ufficiali, debba raccontare tanto la storia del paese, quindi del governo e delle istituzioni, quanto la storia dei singoli che hanno colonizzato. E allo stesso tempo dovrà essere una storia che potrà trasmettere alle nuove generazioni una conoscenza del passato coloniale che queste nuove generazioni non hanno mai vissuto. Per citare soltanto un piccolo estratto da uno dei verbali della commissione, Caroselli sottolineava nel 1953 riguardo al ruolo di Brusasca che il Ministero dell'Africa Italiana al momento della sua chiusura non potesse chiudere la propria vita senza che fosse adeguatamente documentato con l'opera appunto e i volumi del comitato, un'opera destinata a restare testimoniare il disinteressato e grandioso lavoro compiuto dall'Italia e dagli italiani in Africa in ogni campo dell'attività umana a esclusivo servizio della civiltà. Soltanto due note di conclusione, queste sono soltanto alcune degli aspetti che caratterizzarono lo sviluppo in epoca repubblicana del mito dell'italiano buon colonizzatore. Le parole del 97 di Scalfaro certamente aprirono una breccia in questo continuum di riproposizioni di questo mito dagli anni 40 fino agli anni 90. È però constatabile, soprattutto attraverso le parole usate da Silvio Berlusconi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri durante le trattative per l'accordo con la Libia nel primo decennio 2000 e poi pochi anni fa nelle parole del sottosegretario agli affari esteri Manlio Di Stefano sul passato coloniale italiano, è riscontrabile la mancanza di un approccio critico al passato coloniale da parte delle istituzioni italiane dopo il 97. Scusate se ho... No, grazie, grazie. Abbiamo tutti sforato di qualche minuto. No, ma l'importante è che insomma le relazioni siano belle, ricche di stimoli come la tua. Io appunto è molto ricca di stimoli, mi taccio perché i tempi non mi consentono alcuna osservazione e vado subito all'ultima relazione, che è quella di Valeria De Plano, appunto su colonialismo e memoria europea. Prego, prego Valeria. Grazie. Allora sì, il mio rispetto al titolo che è enorme, il mio intervento di stamattina si propone di ragionare sul ruolo assegnato al colonialismo nel processo di costruzione della memoria storica europea, guardando in particolare al presente e guardando in particolare al caso della narrazione proposta dalla Casa della Storia Europea di Bruxelles, quindi del museo costruito dall'Unione Europea per raccontare una storia collettiva dell'Europa. Lascerò dunque al paper tutti i ragionamenti sulle politiche della memoria fatte dall'Unione Europea dagli anni 90 a oggi e anche
i ragionamenti sulla la presenza e l'assenza del colonialismo all'interno di queste politiche della, della memoria. Però voglio, mi sembra importante mettere subito in evidenza alcune differenze rispetto ai casi nazionali che abbiamo visto. L'elaborazione della memoria storica nel contesto dell'Unione Europea vuol dire rapportarsi alle elaborazioni della memoria storica del colonialismo nel contesto degli stati nazione che sono membri dell'Unione Europea. Ora, ok che l'Unione Europea non è e soprattutto non vuole essere più che non è una somma dei singoli stati membri, ma è anche vero che i singoli stati membri devono rendere conto alle proprie cittadine e ai propri governi. Quindi se ci troviamo in un contesto di memorie già conflittuali all'interno dello Stato-Nazione, è anche quindi è immaginabile che all'interno del contesto dell'Unione Europea sia complesso trovare una sintesi. Così come è complesso più in generale in un'Unione Europea appunto composta da numerosi stati membri che hanno diversi punti di riferimento nel passato, trovare dei punti di riferimento che possano essere offerti collettivamente ai cittadini europei. Questo è il punto di cui si è fatta carico l'Unione Europea a partire dagli anni 90, quindi cercare nel passato continentale degli elementi comuni sui quali costruire un senso di appartenenza che andasse al di là di quello nazionale. Questo è il grande problema, e quindi la domanda è un'altra cosa che mi è venuta in mente ascoltando le relazioni precedenti, è che nel caso dell'Unione Europea noi non possiamo ragionare di presenza nello spazio pubblico di segni del passato. Non possiamo parlare di presenza dei monumenti, perché lo spazio pubblico dell'Unione Europea è lo spazio degli stati nazionali, così come non possiamo parlare di programmi scolastici, perché i programmi scolastici dei membri degli stati dell'Unione Europea sono i programmi scolastici nazionali. Quindi il livello è diverso. Il livello è guardare come l'Unione Europea agisce per sollecitare, nel caso, una omogeneizzazione dello sguardo su i punti ritenuti di interesse collettivo europeo, e poi vedere come la stessa Unione Europea costruisce la narrazione. Il mio intervento è su questa seconda parte, perché la casa della storia europea. Spero che si veda la condivisione. Sì, si vede, prego. Sto provando a metterla, ecco, a schermo intero. Questa è la casa della storia europea. È un progetto, lo dico brevemente, presentato per la prima volta nel 2007, poi realizzato dal Parlamento Europeo, dall'allora Presidente del Parlamento Europeo, poi realizzato e aperto in ritardo rispetto ai primi progetti nel 2017, quindi al momento ha 4 anni, 2 di pandemia. E questo è importante per la fonte che utilizzerò, questo aspetto dei 2 anni di pandemia. La struttura progettata e poi realizzata è una struttura che si articola in diversi piani che ripercorrono la storia del continente europeo. Lasciate perdere quest'ultimo piano che, come vi dirò, non si chiama così, si chiama Europa Oggi, che racconta della storia dell'Europa. E già qui c'è uno slittamento di significato tra Unione Europea e Europa, da prima del XIX secolo sino a arrivare all'Europa una potenza mondiale, che è più che il piano prima, quindi l'apogeo dell'Europa sino alla prima guerra mondiale, le due guerre, il secondo dopoguerra e poi il periodo della crisi dalla fine del cosiddetto boom economico sino al dopo 1989. Ci sono stati già il fatto che l'Unione Europea si ponesse l'obiettivo di raccontare una storia, quindi proporre una narrazione articolata, è questo il livello di interesse di questo progetto, proporre ai visitatori e potenzialmente ai cittadini europei una narrazione articolata del loro passato condiviso. Questo è un progetto che ovviamente dall'inizio, anche all'interno dello stesso Parlamento europeo, ma soprattutto all'interno delle accademie europee, ha sollecitato interesse
ragionamenti e anche critiche. In particolare rispetto al colonialismo sono stati presi in esame da diversi studiosi e studiose soprattutto i progetti, il primo progetto, quindi le prime basi teoriche della casa, che è il primo progetto del 2008 e il secondo progetto del 2013, sono stati notati dei cambiamenti tra una prima versione in cui il colonialismo non aveva spazio, o quantomeno aveva spazio come un esempio dell'Europa che diviene potenza mondiale, e quindi il colonialismo era un elemento della costruzione di un sistema di benessere condiviso. Questa era la prima versione. Già nel 2013, quando entra in carica un board anche di storici che mette mano sul progetto, l'imperialismo assume un nuovo ruolo e trovano spazio la sua anche la matrice razzista. Mancano però, scrivono gli storici che l'hanno studiato, mancano i dettagli del sistema di oppressione, manca la dimensione postcoloniale. Un altro gruppo di studiose, in particolare Elisabeth Buettner, Van Weyberg, hanno guardato invece al museo una volta aperto, quindi il museo, la realizzazione, quindi non l'idea dietro il museo, ma quello che il museo offre ai visitatori una volta che nel 2017 il museo è stato aperto. Anche qua c'è stato un passo in avanti. Gli articoli che ragionano sulla realizzazione del museo mettono in evidenza come effettivamente il colonialismo trovi spazio soprattutto nella prima parte, quindi dell'Europa che prende forma come elemento che precede il Novecento, sino alla Prima Guerra Mondiale. Dopodiché scompare, non c'è la decolonizzazione, non ci sono le migrazioni, non c'è l'Europa multiculturale. Quello che io propongo stamattina è vedere non solo cosa c'è e cosa non c'è, ma come c'è ciò che è stato inserito nella narrazione. E per vederlo mi è sembrato interessante utilizzare le audioguide. Sul sito della Casa della Storia Europea, che è stato aperto contestualmente al museo nel 2017, viene proposto come uno strumento integrativo, ma anche uno strumento che va al di là del museo, perché mette in relazione, questa nella dichiarazione della direttrice scientifica, mette in relazione l'Accademia col mondo virtuale, si apre al mondo virtuale. Troviamo le audioguide, che sono anche quelle che i visitatori trovano nelle 24 lingue comunitarie nel momento in cui accedono al museo. Quindi è interessante da una parte perché rispetto a un'esposizione che il singolo visitatore può con cui si può rapportare anche in maniera non sistematica, a salti, privilegiando, come si fa spesso nei musei, ciò che ci attrae, ci interessa di più, saltando altre parti, l'audioguida propone, ci racconta quello che l'Unione Europea vuole che sia vista come la narrazione. La narrazione piana vi racconta una storia, la storia si evolve in questo modo. E poi è interessante appunto perché è fruibile dal sito, quindi anche quando il museo è stato chiuso, una parte sostanziale della sua vita, al momento, sul sito invece si possono ritrovare i contenuti, mentre i contenuti visivi sono selezionati, i contenuti audio sono presenti nella loro totalità. Io li ho consultati in italiano e questo non è secondario, perché secondo me qualche problema di quelli che si riscontrano nasce dalla traduzione, vi dirò quando. Provo a farvi sentire gli audio, questa è una cosa che non ho provato, quindi mi auguro che vada. Vi chiedo un feedback. No, per ora non sentiamo niente. No, non sentiamo. Purtroppo allora... conviene sintetizzare, sai. Peccato perché... Abbiamo ancora 5 minuti, Valeria. Ce la faccio. Allora, ho perso però la slide, che invece queste cose diventano fondamentali. Troviamo la narrazione
dal rapporto con l'Europa, col mondo extraeuropeo, sottoposto a un dominio europeo, in particolare nel primo piano, quello dell'Europa che prende forma. E abbiamo un audio di 1 minuto e 43, nei primi 35 secondi si racconta del sistema di oppressione degli schiavi, del sistema di oppressione subito da la parte della popolazione africana soggetta al sistema della tratta, e dopodiché a neanche metà del podcast la narrazione si sposta dalla storia dello schiavismo, di cui non si raccontano, non si dicono numeri, non si dicono luoghi, non si dicono quali parti del continente europeo giocano un ruolo primario nella tratta, non si dice del ritorno economico della tratta. A metà della narrazione si va a descrivere la lotta contro lo schiavismo. E addirittura si racconta di quando il Parlamento britannico abolisce la tratta, si dice che questa campagna è una delle prime dimostrazioni del potere popolare, riflette un altro aspetto del patrimonio europeo, la tradizione dell'attivismo pacifico e dell'autocritica. Quindi quello che è 1 minuto e 43 destinato a raccontare la tratta degli schiavi, per la metà è destinato a raccontare come faccia parte del patrimonio europeo la lotta alla tratta degli schiavi. Nello stesso piano fisico della casa, troviamo poi la narrazione del colonialismo. Si parla del colonialismo, tra l'altro, in una forma che parte dal XV secolo e arriva al XX secolo, anche questo in un minuto e 43, che è, ve lo dico perché ci serve dopo, più o meno il tempo standard degli interventi a questo punto. Anche qui vi avrei voluto far sentire l'audio, vi invito ad andare a cercarlo nel sito Casa della Storia Europea, il sito è anche in italiano, è nel primo piano, quindi l'Europa prende forma, cliccate colonialismo, andatevi a sentire soprattutto il passaggio in cui la voce narrante dice: molti europei, in quanto membri di una razza superiore, si considerano naturalmente predestinati ad assoggettare gli altri al loro dominio. Questi raramente vengono invitati a esprimere il loro parere, ma le loro opinioni sul colonialismo europeo spesso emergono dalle loro tradizioni artistiche e culturali. Questo rimanderà poi al sesto piano. Quello che a me interessa è questa frase, che è pronunciata dalla voce meglio di me, ma senza un'enfasi diversa da quella che ho dato io leggendo, che io spero un po' che sia un problema di traduzione. Nella versione inglese effettivamente si capisce di più che l'attribuzione dell'appartenenza alla razza superiore è dei cittadini europei dell'epoca. Nella versione italiana viene dato come oggetto, come elemento piano, insomma non è problematizzato in maniera evidente. Scusami Valeria, dovresti andare a chiudere, okay. Se no rischiamo di avere spazio. L'imperialismo è un podcast di 40 secondi, molto, molto limitato, molto stringato, che non dà spazio al fatto che sia un sistema in crisi già dalla Prima Guerra Mondiale, e non parla della decolonizzazione. Dopodiché scompare, l'Europa nel frattempo subisce la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, la divisione in due, la crisi del 73 e tutto quello che ne consegue, si scompare, scompare completamente la narrazione del colonialismo. Ricompare nel sesto piano aperto nel maggio del 2021, in un piano che si chiama Europe Now, Europa Adesso, e che è un piano in cui si affrontano quelle che sono ritenute le questioni con le quali l'Europa si deve rapportare adesso e per il suo futuro. È molto interessante perché dopo questo lungo silenzio dal 1914 ritroviamo la questione dell'eredità coloniale, qui in italiano diventa una versione molto ristretta di patrimonio coloniale, però in realtà si parte da una
scultura di un'artista anglo-nigeriana che racconta della identità divisa delle persone sottoposte al dominio coloniale e degli afro-europei. È un tema molto interessante e secondo me è molto interessante che sia stato scelto perché appunto dopo molto silenzio, nel momento in cui nel 2021 si è deciso di aprire un nuovo piano, questo è diventato uno degli elementi urgenti. Quindi abbiamo da una parte una narrazione che è nel migliore dei casi molto sintetica e molto comunque sbilanciata sul lato europeo e poi un innesto molto nuovo che invece fa un grande passo in avanti, parla di impatto culturale sulle popolazioni colonizzate, di responsabilità europee e dell'importanza di affrontare tutto questo per il futuro dell'Europa. Una specie di dichiarazione di intenti può essere vista così, può essere anche vista come invece l'esempio di quella difficoltà di sintesi che nasce un po' da quello che dicevo prima, secondo me. Nasce anche dal fatto che appunto sia un piano molto nuovo. Noi nell'ultimo anno e mezzo, a parte la pandemia, abbiamo avuto il Black Lives Matter, abbiamo avuto l'impatto di questo movimento in Europa, l'abbiamo visto anche nella relazione sul Portogallo, una diversa attenzione. Quindi c'è un po' una pressione anche dal basso probabilmente che rende l'Unione Europea più sensibile verso questi argomenti. La difficoltà nasce dal fatto che appunto abbiamo l'obiettivo di sintetizzare memorie che sono già conflittuali sul piano nazionale e poi abbiamo un ruolo che è quello un rapporto che tra Unione Europea e prima ancora Comunità Europea e colonialismo, perché di fatto rispetto a quelli che sono i pilastri della narrazione che si è voluta costruire come condivisa, l'Olocausto, il nazismo, lo stalinismo e il comunismo, come spesso viene utilizzato come sinonimo, che sono considerati elementi del passato degli stati membri, soprattutto dopo l'allargamento. Il colonialismo in realtà non è finito. Quando nel 57 vengono firmati i trattati di Roma, una buonissima parte degli stati membri hanno ancora un ruolo in diversi stati, compresa l'Italia che ha ancora l'amministrazione fiduciaria della Somalia, hanno ancora un ruolo là e quindi non è un passato, è una difficoltà questa ulteriore che si somma a quella appunto di costruire una narrazione collettiva. Grazie Valeria. E dalla regia mi hanno fatto cenno che abbiamo solo al massimo 5 minuti in più, cioè possiamo arrivare fino ai 50. Purtroppo veramente i tempi sono tirannici, suggerirei la prossima volta un allargamento. Noi dobbiamo essere sintetici, ma magari avere una mezz'oretta in più per questi panel non sarebbe male. Ecco. Allora, adesso io passo subito la parola a Gabriella Gribaudi e magari avverto già i nostri ascoltatori, fra l'altro molto fedeli che ci hanno seguito dall'inizio alla fine, ho visto, e se voglio, siccome non ci sarà spazio per un vero dibattito, magari di scrivere in chat le loro osservazioni, le loro domande ai relatori, così noi prima di chiudere ne prendiamo nota e poi magari ci sarà la possibilità anche di rispondere, immagino via mail o se sono amici e conosciamo anche per telefono, perché no? Ecco, quindi io adesso do la parola subito alla discussant Gabriella Gribaudi. Naturalmente lei non la invito nemmeno a essere sintetica, perché lo sa da sé, i tempi sono questi. Alle 50 dobbiamo assolutamente chiudere. Bene, grazie. E allora Gabriella, prego. Sì, purtroppo gli spunti sarebbero moltissimi, io dovrò tagliare in maniera proprio schematica, fare il mio intervento. Intanto bisogna dire subito che sono molto importanti questi studi, proprio perché l'oblio, diciamo l'amnesia dell'esperienza coloniale dell'Europa si riflette drammaticamente sulle modalità con cui si agisce oggi nei confronti delle migrazioni dall'Africa, insomma dai paesi extraeuropei, e nel razzismo esplicito e implicito che emerge. Quindi oblio e amnesia che chiama in causa anche, direi, noi storici delle generazioni passate, che abbiamo spesso lavorato con una visione eurocentrica, quando anche non solo nazionale. Significativa è, su questo ho lavorato a lungo, la memoria legata alla Seconda Guerra Mondiale, in cui fra l'altro hanno combattuto moltissimi soldati coloniali
e non riconosciuti poi nel dopoguerra. Su questo punto non so, gli studiosi che qui hanno parlato lo sanno benissimo, le ribellioni sedate, cominciare dalle zone, diciamo, francofone alle altre, su cui appunto c'è stato un grande silenzio. Valeria De Plano cita nella sua relazione, che appunto io ho avuto scritta, una frase di Sirp che appunto dice, lei lo ha ripetuto, che la memoria europea è basata sulla Shoah, poi sul nazismo, il comunismo, eccetera. Ed è stato un tabù, lo è ancora oggi, un tabù comparare il genocidio degli ebrei con i genocidi coloniali. Su questo, fra l'altro, sulla categoria di genocidio e la critica alla categoria di genocidio, ci sono stati molti già interventi di storici, penso a Massauer, penso a Christian Gerlach, che però non hanno in genere avuto poi seguito nella memoria diffusa, diciamo, e anche nella discussione pubblica. A proposito della Shoah, fra l'altro, si può osservare molto bene il ruolo della memoria pubblica, cioè della memoria istituzionale, che ha avuto un ruolo notevolissimo appunto per sviluppare la memoria della Shoah nel bene e nel male. Cioè, qui c'è una grande discussione su cui ovviamente non possiamo entrare. E sul colonialismo, sulle sofferenze delle popolazioni, poco c'è stato. Pensiamo che il primo genocidio del secolo, quello degli Herero, lo conoscono praticamente solo gli storici. Molti anni di insegnamento all'università, domande che ho fatto, gli scritti, gli studi sul genocidio, in genere nella memoria della gente c'è soltanto quello della Shoah, a volte quello sugli armeni, ma certamente non quelli che ci sono stati in Africa, perché poi si dice di Herero, ma pensiamo al Congo, pensiamo a queste altre storie. Il problema delle istituzioni europee, ovviamente, questo è stato detto molto bene da Valeria De Plano, c'è un problema di costruire una memoria transnazionale, una memoria europea, e appunto il museo è importante, ovviamente, ma chi lo conosce, chi lo vede, quali sono i modi di parlare alle popolazioni e alla popolazione e alle popolazioni. Questo è un altro problema molto importante, il problema della comunicazione e della sua ricezione. Per quel che riguarda l'Europa, forse mancano leadership transnazionali, europee, credibili e autorevoli. E questo è molto importante, no? Pensiamo nella storia anche dell'Olocausto, ad esempio, il ruolo che ha avuto Willy Brandt o altri personaggi importanti e autorevoli, soprattutto nel caso della Germania, forse questo è stato importante. Forse oggi il Papa, ma anche qui ci sono ovviamente dei problemi, no? Di riconoscimento anche a livello europeo, ma certamente può avere un ruolo. Caratteristiche nazionali sono molto importanti, e poi ovviamente molto importante è la divisione fra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, no? Una divisione molto forte, Filippo Focardi ha scritto su questo pagine importanti, una divisione caratteristiche che divide la memoria europea e che divide anche il tema del colonialismo. Perché ovviamente sono i paesi occidentali quelli che hanno appunto giocato un ruolo nelle colonie. E qui abbiamo poi analisi di casi significativi che anche qui ci danno poi una traccia della differenza appunto di queste memorie. Memorie di passati imperiali gloriosi che si mescolano con le conquiste coloniali, di cui ci ha parlato Anna Rita Gori, portandoci degli esempi molto concreti e anche molto interessanti, usando anche l'iconografia, le immagini, le rappresentazioni, che hanno avuto sicuramente un ruolo molto importante e che nella storia, diciamo, nella memoria pubblica, nella rappresentazione. Tra i passati gloriosi, fra l'altro, forse bisogna ricordare, no, non è il caso di cui abbiamo parlato, ma il caso inglese, sono riusciti a far passare come positive uscite drammatiche dalle colonizzazioni. Pensiamo alla spartizione in India, pensiamo ai Kikuyu in Kenya, dopodiché appunto gli inglesi parlano di
uscite positive dalla colonizzazione. Qui abbiamo avuto il caso francese, più complicato dalla storia drammatica della decolonizzazione algerina, e invece appunto il caso italiano, e che è molto complesso il caso italiano, appunto si delinea come un processo quasi semplificato, quasi semplice, e forse questo io dico soltanto come, come osservatrice quasi esterna, forse è il caso in cui più è riuscita questa idea del buon colonizzatore, che è molto diffusa in una memoria banale, diciamo. Direi, aggiungerei, questo lo dico sempre da osservatrice più che da storica, perché non ho poi studiato bene questo argomento, l'altra idea è che gli italiani, sempre gli italiani, diciamo, vittime, sconfitti, non hanno mai utilizzato le loro colonie. Qui anche, cioè, Alessandro Perce lo dice bene, dicendo che appunto l'immagine degli italiani non sfruttatori, no? E quindi sempre si dice: hanno scoperto il petrolio in Libia, gli italiani non ne sono stati capaci. Quindi c'è questa immagine un po' che buon colonizzatore, anche poi incapaci e diciamo vittime in qualche modo, no? Sono tutti processi, e qui mi sembra importante sottolineare che tutti gli studiosi che qui hanno parlato ci hanno fatto vedere dei processi, ci hanno fatto vedere delle dinamiche che si sono svolte, sono cambiate nel tempo. Questo è molto importante, perché appunto dipendono queste dinamiche, dipendono dal momento storico, dipendono dagli attori che ci hanno partecipato. E qui direi alcune anche domande, ci chiediamo qui ovviamente, io poi ho letto anche molti interventi degli studiosi che qui hanno parlato, che qui non hanno potuto raccontare tutto quello che hanno raccontato in molti altri studi. Chi ha partecipato, oltre alle istituzioni centrali, al processo di rammemorazione? Che differenza fra le generazioni? Penso al caso francese, probabilmente chi ha partecipato alla guerra o quella generazione, o addirittura chi ha direttamente partecipato, avrà una memoria differente dagli altri. Il caso francese ovviamente è il caso più complesso, lo capisco, è più frammentato probabilmente, perché in Italia le colonie sono finite da un pezzo, poi ci sono ovviamente state storie diverse, penso appunto ai profughi, no? A quelli che sono fuggiti dalle colonie, su cui sono stati fatti fra l'altro anche alcuni studi sulla memoria orale. Ecco, memorie frammentate. Direi le memorie sono sempre frammentate. Io non credo che si possano costruire memorie condivise. Penso che non esistano da nessuna parte. Jay Winter parla di network di memorie, di puzzle di memorie, e fra i soggetti del network c'è chi ha più voce, io ho usato questa metafora molte volte, e riesce a stare di fronte al microfono, e chi invece non ha voce e sta lontano dal microfono. Ovviamente le cose possono cambiare nel tempo, sono dinamiche da studiare, nel senso che chi sta lontano dal microfono magari poi ci arriva e si distanziano altri. E come questo? Probabilmente memorie, scritti autobiografici, romanzi, storia orale laddove è possibile ovviamente. Con un approccio, e questo è stato scritto dagli studiosi che qui hanno parlato anche in altre occasioni, penso proprio a un volume curato proprio da Alessandro Pes, da Valeria De Plano, che c'è l'approccio culturale, quasi dire antropologico, al tema è diventato molto importante, ed è un altro degli aspetti importanti di questi studi. E cosa rimane della cultura coloniale nel periodo successivo? Qui ci hanno stato spiegati bene, con quali differenze fra generi, fra gruppi sociali, fra territori, anche questo diventa molto importante, nei passaggi, anche nei passaggi di generazione. Le fonti, un po' ce ne hanno parlato, si sono appunto interessanti studi sulla scuola, proprio nei volumi che alcuni di voi hanno curato, le immagini, le rappresentazioni, il cinema, ecco, questi sono tutti elementi molto importanti per capire come rimane, come permane o come cambia la immagine
diciamo, del periodo del colonialismo, manca ancora, direi quasi del tutto, ma oggi non era diciamo, l'argomento di oggi, la voce dei colonizzati. E qui mi colpisce, Anna Rita Gori ci ha mostrato bene questo aspetto, ce lo ha raccontato, l'immagine delle capanne, no? Ci fa vedere, cioè l'immagine dell'Africa sono le capanne, e nell'esposizione portoghese, no? E non c'è storia, diciamo, non c'è storia dell'Africa, e non c'è voce storica, eppure ci sono stati regni, ci sono state storie che poi sono state negate, c'è stata un'arte, no? Pensiamo all'arte ripresa dai studiosi, dai pittori francesi, a cominciare insomma in Francia, e pensiamo oggi il razzismo che ancora gira, no? Quando nei diverbi, nelle squadre di calcio, il razzismo che c'è dagli spalti, si dice mangia banane. Ecco, mangia banane è significativo dell'immagine, diciamo, dell'Africa e dell'immagine di questi territori. Qui c'è probabilmente un problema di storia che parte dall'Africa stessa, che ovviamente è più problematica. In genere la storia è sempre fatta, diciamo, altrove spesso, e anche direi forse una divisione delle discipline scientifiche, della disciplina della storia, in diversi paradigmi e diversi settori disciplinari. Probabilmente un rapporto fra quelli che noi abbiamo chiamato settori areali, no? Penso agli africanisti, eccetera, e gli studiosi invece, appunto, della storia contemporanea, ecco, diciamo così, potrebbe essere avere un ruolo molto importante, l'ho avuto in certi casi, no? Penso, non so, a Triulzi sul caso. Gabriella, mi dicono, scusami, che dobbiamo concludo, chiudere. Concludo, direi sì. Quindi grazie a questi studiosi che ci portano, diciamo, alla luce temi su cui lungamente, soprattutto in Italia, abbiamo in qualche modo taciuto, insomma, c'è stata questa amnesia non soltanto della gente e delle istituzioni, ma anche degli storici. Grazie, okay. Mille, chiudo. Gabriella. No, sarebbero ancora davvero molte cose da dire, ma purtroppo. Insomma, già quello che hai detto è stato molto prezioso e credo sarà uno stimolo per tutta la riflessione, a ulteriori ricerche, a approfondire le nostre ricerche. Io, ecco, chiudo qua perché veramente la regia mi sta giustamente facendo presente che dobbiamo chiudere. Credo, ecco, come coordinatore del panel sono soddisfatto dei nostri interventi, delle nostre riflessioni. Spero e credo anche Alessandro, forse vuoi dire l'ultima parola come coordinatore, svesti i panni del relatore. Anche io sono molto, molto contento della discussione che siamo riusciti a creare, quindi no, l'unica cosa vorrei ringraziare appunto Gabriella Gribaudi e Diego, Anna Rita e Valeria, perché è grazie a loro che abbiamo sviluppato questa discussione, quindi veramente grazie mille per la profondità delle vostre analisi. Grazie a voi di avermi invitato e grazie anche di questi interventi molto, molto interessanti. E ringrazio anche il pubblico, purtroppo non c'è spazio per una discussione, ma come vi ho detto, ho lasciato a questo punto la mail, può essere uno strumento utile per restare in contatto e fateci avere tutte le vostre osservazioni e magari le vostre critiche, fanno sempre comodo, sono molto utili anche quelle, naturalmente. Grazie a tutti e a presto. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti.